Andiamo a parlarvi in diretta da Punto Radio, e microfoni di Siamo in Onda. Questa volta vi riserveranno una duplice sorpresa. Uno, perché è passata a trovarci la nostra autrice Rossana Girotto, che ciao, salutiamo. Sì, ciao. Eccola qua, benvenuta. Qua c'è un piccolo pubblico, quindi un applausino. E la sorpresa più grande invece ce l'hai portata tu. Esatto, vi ho portato l'amico Bob Caprai, che qualcuno si ricorderà perché è già venuto una scorsa edizione di Siamo in Onda, sempre a parlarci di viaggi. E proprio questa sera Bob ci presenta un suo libro, un piccolo libro che ha scritto per aiutare chi vuole viaggiare in aereo, chi vuole comprarsi un biglietto e partire, giusto? Tra poco è Natale, perché non farsi un regalo, no? Questa sera parliamo, no, di tatuaggi. Lui ha una passione tatuata addosso, che è proprio la passione per il volo. Esatto, non soltanto per il volo, però ha tante passioni, no? E anche passioni per la tecnologia, leggevo qualche nota, la comunicazione. Sì. Beh, insomma, diamo il benvenuto a Bob Caprai. Grazie, grazie a tutti e grazie soprattutto anche a chi è in ascolto. Sono la grossa sorpresa, immagino, perché dall'alto i miei 115 kg, infatti sono... Beh, anche se vogliamo, però, insomma, più grande sorpresa, se vogliamo. Sì, sì, sì. La cosa bella, sì, è essere qua proprio a ridosso del Natale, anche perché la scelta della data, sapete benissimo tutti, è molto molto importante. Quello che può essere un contrattempo in una data qualsiasi, a Natale diventa, con gli aerei stracolmi, i negozi chiusi in caso di ritardo di un aereo, quindi diventa difficile persino procurarsi un panino. E sul mio libro, non vi anticipo più di tanto, però ci sono anche delle date sconsigliate per viaggiare, sono proprio i festivi per eccellenza. Senti, ricordiamo il titolo esatto, del libro, no? Il suo libro si intitola Volo 1717, imbarco immediato. È uno che a lui la sfiga lo gli fa un baffo. Esatto, sai che poi nell'aviazione, nell'aeronautica, il numero 17 è proprio una questione di superstizione. Non so, che in molti voli non c'è il posto numero 17. È verissimo, sì, anche il 13 è ritenuto una fila scaramantica. Sì, a seconda della... Non raramente capita che molte compagnie aeree portino magari dalla fila 12 alla fila 14 e poi successivamente alla fila 16 alla fila 18. Ecco, giusto per essere più tranquilli. Si dimenticano, ma diciamo così, sì, è una dimenticata. E quindi noi, insomma, decidiamo per questo Natale di regalarci un viaggio lontano, vicino, e quindi cosa facciamo? Ci mettiamo davanti allo schermo e con internet, perché è il grande mezzo che ci aiuta e che Bob appunto affronta questo suo manuale, chiamiamolo così, per chi vuole proprio scegliersi un viaggio da solo. Si mette davanti al video e inizia a cercare tra le varie compagnie. Quindi dai, consiglio. Sì, ecco, la regola d'oro, soprattutto per risparmiare quei soldini che ultimamente sono sempre meno, è avere una data certa per affrontare il viaggio. Tanto prima si prenota un viaggio, tanto prima si risparmia, sia che si voli con una low cost o con una compagnia aerea di linea. Ecco, certo. E quali sono i rischi che si possono incontrare, però? Soprattutto nella brutta stagione, la neve, la nebbia, queste cose. Allora, sì, ci sono rischi che quotidianamente possono succedere. L'aereo deve partire in tutta sicurezza. Può essere che, chiaramente, se manca una lucetta del bagno, faccio un esempio così, l'aereo parte lo stesso. È chiaro che se invece c'è un problema a un motore, a un carrello, a un impianto idraulico, allora l'aereo rimane, come si dice in gergo, AOG. Cosa significa? AOG sarebbe per indicare aircraft on ground, l'aereo a terra, quindi in attesa il pezzo di ricambio, e lavori anche se il pezzo di ricambio è disponibile, ovviamente ci sono i tempi di lavoro, e tutto quello che è un contrattempo si trasforma in un'odissea, perché così come se arriva in caso di maltempo che gli aerei non possono decollare. A Natale, ovviamente, il giorno classico in cui tutti sono chiusi e pochi ristoranti aperti, sono tutti sovraffollati per le prenotazioni. Quindi, amici miei, vi consiglio veramente di partire non oltre il 23. Beh, però dai, non pensiamo a queste cose, insomma, brutte o sfortunate, pensiamo al nostro bel viaggio. Noi
Vogliamo comprarci un biglietto, cosa scegliamo? Low cost cosa significa rispetto a un volo normale di linea o a questo charter che ogni tanto qualcuno insomma lo vede un po' come un fumo negli occhi, partirà, non partirà, sai queste cose un po'... Sì, questa è una domanda che apprezzo particolarmente perché in effetti ci sono delle leggende metropolitane, forse anche di fantoziana memoria sui voli charter che venivano, insomma, partivano con il nastro adesivo legati in qualche maniera con buchi dappertutto. No, diciamo la grossa differenza è il volo charter, è un volo come tutti gli altri che non ha, come dice esattamente, ecco, l'aereo di linea, scusatemi, ritorno un attimo indietro. Il volo di linea opera secondo un orario pubblicato con caratteristiche di regolarità e frequenze indipendentemente dal numero di passeggeri che trasporta. Un po' come prendere l'autobus che passa e va comunque, insomma. Per il charter si adoperano, alle volte ci sono compagnie anche di... agenzie, viaggi, grosse tour operator. Sì, ma anche la cosa divertente è che se ci mettiamo d'accordo io e te possiamo organizzare un volo, contattare la compagnia aerea e prenotare semplicemente un aereo che va da A a B e trasporta, chiaramente sarà nostro interesse per pagare il viaggio pro capite, molto meno riempire questo aereo. Certo, ma comunque molte compagnie charter hanno aerei che sono decisamente più giovani di quelli classici di linea. Ah. Rimane il volo low cost, che non sempre è low cost, questo libro, volo 17-17, imbarco immediato, è particolarmente utile perché c'è pieno di trabocchetti, bisogna dirlo, il bagaglio che costa alla fine più di quello che costa il volo stesso per un passeggero, lo speedboarding in qualche caso per poter entrare prima, eccetera, eccetera. Ci sono un po' di trabocchetti che purtroppo il tempo... L'aeroporto lontano dal centro cittadino, queste cose... Verissimo, quindi oltre alla perdita di tempo c'è da aggiungere il costo che va proprio del mezzo di trasporto, non sempre economico, esatto. Dall'aeroporto, qui conosciamo tutti in zona l'aeroporto di Bergamo che risulta per Ryanair, l'aeroporto di Milano. Sì. La cosa che dobbiamo dire è che è effettivamente un utilissimo manuale, non per chi magari è già avvezzo ai viaggi perché conosce come dribblare questi trabocchetti, o comunque per chi invece non ha esperienza e vuole in qualche modo arrivare al dunque in una maniera molto pratica, c'è questo libretto molto veramente che va sul pezzo, perché sì, lui ne parla proprio con cognizione di causa e va diretto sul problema, è molto interessante. Ma anche una volta acquistato il proprio biglietto, quando ci si trova all'aeroporto, insomma, saper leggere il tabellone piuttosto che insomma muoversi all'interno dei terminal. In effetti è un libro molto fruibile perché è piccolino, non sono molte pagine, quindi si legge molto scorrevole perché è pratico, va diretto al dunque, si chiama Volo 1717, imbarco immediato, Bob Caprai l'autore, cercatelo su internet, penso che tu hai un soprattutto sito, soprattutto su internet, ha un sito molto bello, aggiornato, caprai.eu, però è il caso che smette di parlare perché ne parlate con più entusiasmo voi di me, quindi. No, ma è vero, scoprirete sul sito anche tutte le sue passioni, come si diceva, esatto. Che sono da contorno ma sono belle perché fanno parte, diciamo, del personaggio. Il libro si trova anche su Amazon. Soprattutto, sì, è venduto soprattutto online. Per cui richiedetelo e così sarete. Allora, quindi adesso amici di Siamo in Onda, noi ci compriamo un charter. Esatto. Scriveteci dove vorreste andare. Possiamo farlo da noi. Il pilota ce l'abbiamo, no? Alla fine della stagione. Facciamo un volo e siamo in onda. Dai, sì, infatti. Bellissimo. E cambieremo per... Un'ora e mezza perché... Cambieremo per l'occasione da Siamo in Onda, Siamo in viaggio. È bellissimo, siamo in volo. Grazie a Bob Caprai e a Rossana Girotto per essere stati con noi e per darci queste informazioni molto molto utili. Andiamo avanti, adesso c'è Mike Oldfield, la celebre canzone Foreign Affair.